Randall Clark è conosciuto con molti nomi. Alcuni lo conoscono come il survivalista, altri come lo spirito vendicativo. Per moltissimi a Zion è noto come il padre nelle caverne ed è visto come una figura sacra e protettrice della valle. In realtà quella di Randall Clark è una storia tutt'altro che divina. È la storia di un uomo e del suo fallimento. Randall Clark nacque il 5 febbraio 2053 e prima della Grande Guerra era un soldato degli Stati Uniti d'America. Ma a differenza di altri soldati prebellici menzionati in altri video come Roger Maxon, non combatté nella Guerra delle Risorse contro la Cina. Nel 2072 gli Stati Uniti decisero di annettere il Canada con la forza e Clark venne stanziato proprio lì, con lo scopo di sedare le rivolte della resistenza armata, che si protrassero fino al 2077. In quel periodo Clark assisté alle esecuzioni sommarie che avvenivano nelle strade canadesi e rimase schifato dalla crudeltà dell'esercito americano, ma più in generale dalla guerra. In un anno non definito tornò in America, più precisamente a Salt Lake City, nello Utah, dove la moglie Charlotte e il loro bambino Alex lo stavano aspettando. Randall, tuttavia, non passava molto tempo con la famiglia. La sua passione glielo impediva. Infatti, aveva l'abitudine di lasciare la città per accamparsi nelle terre selvagge e desolate per giorni interi, completamente da solo. Conosceva molto bene le tecniche che gli permettevano di sopravvivere nella natura incontaminata. Sapeva come procacciarsi del cibo, come accendere un fuoco, eccetera, eccetera. Charlotte, ovviamente, non era contenta del comportamento del marito e gli aveva detto centinaia di volte di rimanere a casa per passare del tempo con la famiglia. Ma Randall, ogni volta, ignorava le sue parole e continuava ad andare da solo in mezzo alla natura. Il 23 ottobre 2077, Randall Clark stava tornando da uno dei suoi accampamenti a bordo del suo pick-up. Quel giorno decise di prendere la strada panoramica lungo la costa del lago Utah. Voleva rimanere lontano dalla città ancora per un po' di tempo. Quando si trovò ad un'ora da casa, il motore del pick-up si fermò, così come l'automobile Chrysler nella corsia opposta. Capì subito cosa stesse succedendo. Quelli erano gli effetti di un campo elettromagnetico causati dall'impatto di un ordigno nucleare. La prima atomica colpì Salt Lake City nel giro di un minuto. Ero rivolto a sud, per fortuna. Ci fu un abbaglio così potente che sembrava che il mondo avesse preso fuoco. La coppia di anziani della Chrysler iniziò a urlare che non ci vedeva più. Non ti ho guardato mentre morivi, Char. Così ho salvato i miei occhi. Ho contato altri 12 flash nei successivi 7 minuti. Il terreno tremava ogni abbaglio, 18 secondi più tardi. Quando per mezz'ora non ci furono altri colpi, aprii gli occhi. C'era un globo di fuoco, dove moriste tu e Alex. Non mi feci illusioni. Non sapevo che fare. Presi zaino e fucile, vidi la coppia di anziani. Li sistemai a sedere contro lo sportello della macchina e li lasciai a confortarsi a vicenda. Dissi loro che avrei chiamato aiuto, che sarebbe andato tutto bene. Piazzai un proiettile attraverso entrambe le teste. Fu istantaneo. Dopo essersi occupato della coppia, si incamminò verso il Parco Nazionale di Zion per evitare di venir contaminato dalla ricaduta radioattiva delle bombe. Dopo 5 giorni di cammino, giunse al canyon e lì la situazione non sembrava così male. Zion non era stata colpita direttamente dal bombardamento. L'unica cosa atipica era il cielo, che secondo le parole di Clark aveva qualcosa di strano. Decise dunque di accamparsi in una grotta, dove inaspettatamente trovò dell'attrezzatura appartenente all'Istituto Geologico degli Stati Uniti. L'Istituto Geologico degli Stati Uniti, o USGS, è un'agenzia governativa che si occupa di studiare il territorio e di valutare eventuali rischi naturali. Non è chiaro che cosa stessero studiando in quella grotta. L'unica cosa certa è che le loro attrezzature, ma soprattutto le loro provviste, erano state abbandonate. Forse, pensava Clark, dopo lo scoppio delle bombe, erano scappati per ricongiungersi con le loro famiglie. Randall non riusciva a perdonarsi di aver lasciato sola la moglie col figlio mentre morivano, e spinto dal rimorso, iniziò a scrivere delle note indirizzate alla sua Charlotte, come se in questo modo lei avrebbe potuto leggerle. «Me l'avevi detto. Smettila di andartene in giro. Gli uomini devono stare con la propria famiglia. Avevi ragione. Avevi ragione, avevi ragione, avevi ragione.
Non ero lì ad abbracciare te e il mio bambino. Moriste senza di me e non vi toccherò mai più. Dovrei spararmi, è quello che merito. Non posso ora, lo farò presto. Si sentiva di aver fallito, di non aver protetto la propria famiglia, ma nonostante le idee suicide, Randall non andò mai fino in fondo. Forse il suo istinto di sopravvivenza glielo impediva. In ogni caso, qualche giorno dopo, il 31 ottobre, dal cielo iniziò a cadere della pioggia sporca, che portava con sé le radiazioni delle bombe. Il contatore Geiger di Randall stava impazzendo, uscire dalla caverna sarebbe equivalso a morte certa. Perciò decise di imbottigliare l'acqua da una fonte sorgiva sul fondo della grotta. Sicuramente ne avrebbe avuto bisogno per molto tempo. Secondo l'addestramento militare, infatti, ci sarebbero volute dalle 2 alle 4 settimane per eliminare la radioattività dall'atmosfera, ma in realtà ci volle molto di più. Il 1 di gennaio il contatore Geiger continuava a rilevare livelli di radioattività letali e Clark, per non rimanere a corto di acqua, cominciò a raccogliere la condensa sui muri della caverna con una maglietta, per poi strizzarla nelle bottiglie. Era una situazione disperata e non sapeva per quanto ancora sarebbe rimasto lì dentro. Intorno al 10 di gennaio ci fu una tempesta che abbassò notevolmente il livello delle radiazioni. E qualche giorno più tardi, Randall decise di dare un'occhiata fuori. Stava nevicando, ma non era la solita nevicata invernale. La neve era fluorescente, brillava di verde. Alla fine del mese di gennaio, le radiazioni erano abbastanza basse da permettergli di uscire dalla caverna, e persino l'acqua era potabile a patto di assumere abbastanza Radix e Radaway. Fuori, apparentemente, nulla era sopravvissuto, ma dopo qualche tempo, la natura ricominciò a fare il suo corso. Fichi d'India, piante di meschite e di yucca baccata tornarono a fiorire e a produrre frutti. Certo, erano frutti mutati, ma comunque commestibili e coltivabili. Nel maggio del 2083 tornarono non solo piccoli insetti come libellule e mosche, ma anche le pecore bighorn. Allevandole, Clark avrebbe avuto cibo a sufficienza per anni, avrebbe vissuto agevolmente nei suoi accampamenti nelle grotte. Ma un pensiero continuava a tormentarlo, sentiva il dovere di tornare in città per dare un ultimo saluto alla moglie e al figlio. Dopo molti mesi di preparativi, Randall Clark si incamminò verso Salt Lake City nell'aprile del 2084. Non so cosa avessi in mente. Ho immaginato di trovare la mia casa, di scavare tra le macerie, di trovare qualcosa. Le tue ossa, magari, e quelle del nostro tesoro. Le avrei seppellite, magari qui a Zion. Salt Lake City è ridotta praticamente a crateri. Travi di acciaio deformate sorgono al posto di vecchi palazzi. Mucchi di mattoni. Non ho mai trovato la nostra casa. Non ne ho trovato neanche la strada. Quello che non era ridotto a un cratere era raso al suolo. Tornò a Zion rimuginando continuamente sul fatto che lui era assente quel giorno, che non li ha protetti. Pensò che la soluzione migliore fosse quella di farla finita, ma citando le sue parole era troppo codardo per farlo. Randall Clark passò i successivi anni in completa solitudine, finché il 20 settembre 2095 un gruppo di sopravvissuti trovò rifugio nel Canyon di Zion. Era composto da 28 persone, di cui 11 uomini, 8 donne e 9 bambini. Non è chiaro chi fossero o da dove provenissero. L'unica cosa certa era che parlavano spagnolo. Probabilmente erano messicani, secondo Clark. Non sembrava un gruppo violento, perciò decise di non aggredirli e di osservarli a distanza debita, senza farsi scoprire. Clark non conosceva nemmeno i loro nomi e decise così di inventarseli. La donna incinta, Maria, l'uomo che sembra il padre, José. Un altro uomo ancora, Pablo o Pedro, insomma, avete capito. La convivenza continuò senza contatti, finché il novembre successivo, José, che era andato da solo a caccia di bighorn, si ruppe una gamba inseguendone uno. Il messicano urlò con tutte le sue forze, ma era troppo lontano dall'accampamento per essere udito dagli altri. L'unico che lo sentì fu proprio Randall. Inizialmente pensò di abbandonarlo lì, ma subito dopo decise di aiutarlo. Forse José gli ricordava un po' se stesso. Forse voleva che almeno lui si ricongiungesse con la moglie. Comunque stiano le cose, Randall decise di chiamare aiuto a circa 300 metri dall'accampamento, imitando la voce del malcapitato. Alcuni si recarono sul luogo dove avevano sentito le urla, e da lì sentirono la voce del vero José.
anche se venne ritrovato e riportato dagli altri, le brutte notizie per José non erano finite. La gamba era infetta e sarebbe morto senza le adeguate cure. Purtroppo i messicani non possedevano antibiotici e l'unica cosa che gli rimase da fare era pregare. Il giorno dopo trovarono su una roccia vicino all'accampamento una fiala di antibiotici e la vita di José venne salvata. Il gruppo ringraziò Dio per aver ascoltato le loro richieste, anche se in realtà avrebbero dovuto ringraziare Randall Clark. Si era molto affezionato al gruppo di messicani e se ne rese conto il febbraio successivo, quando un altro gruppo di sopravvissuti arrivò nella valle. 11 febbraio. Delle teste di cazzo hanno ucciso tutti gli uomini. Credo volessero prendere le donne vive, ma Maria e Selena hanno aperto il fuoco e alcune delle altre sono andate a prendere le loro armi. Così le hanno ammazzate, con alcuni dei bambini. Se solo avessi potuto avvertirli. 12 febbraio. Elena, Carmen e 5 bambini sono ancora vivi, ma sono tenuti in un recinto. Ce ne sono più di 100 di questi stronzi vestiti di blu. Sul retro di ogni divisa c'è scritto 22. Perché? Sono armati fino ai denti, con mitragliatrici e pistole. Secondo la mia stima, il 60% è composto da maschi. Sembra che tutti seguano il tizio con i capelli scuri, ma non posso avvicinarmi tanto da dirlo con certezza. Gli stronzi sono organizzati. Pattuglie, sentinelle, fanno sul serio. Vorrei entrare di notte e far uscire le donne e i bambini. E poi? Dove potrei andare? Ma devo tirarli fuori di lì. Devo. Clark non lo sapeva ancora, ma quelli erano i superstiti del Vault 22, che furono costretti a scappare a causa di un fungo che infestava il Vault, e avevano deciso di rendere Zion la loro casa. Durante le sue ricognizioni attorno al campo degli abitanti del Vault, Randall notò che molti di loro tossivano frequentemente. Forse avevano la tubercolosi, pensò lui, ma non aveva importanza. Tubercolosi o no, avrebbe salvato le due donne e i bambini. Il giorno dopo si infiltrò nel campo senza farsi notare, ma quando raggiunse il recinto dove erano stati messi i prigionieri, fece una macabra scoperta. 14 febbraio. Se li sono mangiati. Randall decise di intraprendere una guerra di logoramento con gli abitanti del Vault. Per mesi non fece altro che osservare i loro movimenti per poi ucciderli con trappole e imboscate, tutto questo senza mai farsi vedere. Nel gennaio del 2097, dopo quasi 11 mesi, gli abitanti del Vault 22, o come li chiamava Randall, i tossenti, decimati e sfiniti, decisero di abbandonare il canyon per non fare mai più ritorno. Si diressero verso sud-est e all'accampamento lasciarono una lettera, indirizzata a chiunque l'avrebbe trovata. La lettera intimava al lettore di andarsene immediatamente, perché nel canyon dimorava uno spirito vendicativo e maligno. Randall aveva dunque vendicato il gruppo di messicani e credeva che non avrebbe mai più rivisto un abitante del Vault 22, ma qualche giorno dopo si dovette ricredere. Credevo di sognare, ma le grida erano vere. Per un attimo ho pensato che mi avessero fregato, che avessero solo finto di lasciare Zion e che avessero inviato una pattuglia per stanarmi. Ma le grida erano di donna. Mi sporsi dall'angolo di un corridoio per dare un'occhiata. Era una del Vault, con la caviglia chiusa nella trappola per orsi. Alzai la mitragliatrice, ma il modo in cui continuava a urlare mi bloccò. Il modo in cui urlava quando mi vide. Ero stato il loro uomo nero per tanto tempo. Si chiama Sylvie, dice di essere fuggita da loro. Li chiama gente cattiva, figli del diavolo. Alla fine erano malati di qualcosa che avevano contratto nel Vault in cui vivevano. Non me ne ha mai parlato ancora. Sylvie raccontò a Randall che in quel gruppo era problematico essere una donna e che quando se ne andarono lei fuggì. Non sapeva nulla di come vivere fuori da un Vault, ma avrebbe voluto imparare. Perciò Randall le insegnò tutto il necessario per sopravvivere nella natura e tra i due iniziò a nascere qualcosa. Per 3 anni vissero felici insieme, ma il 9 settembre del 2100 Randall scoprì qualcosa che gli fece raggelare il sangue. Non ho mai avuto così tanta paura in tutta la mia vita. Il Canada non era così spaventoso. Faceva solo schifo con tutta quella criminalità. La fine del mondo non era spaventosa. Quando seppi che tu e Alex eravate morti, non avevo più niente da temere. Tirai semplicemente avanti,
senza una ragione in particolare. Non avevo paura di combattere quelli del Vault. Era come se continuassi a sfidarli nella speranza che mi avrebbero finito. Ogni volta che ne uccidevo uno, mi sentivo felice, per la prima volta dopo anni. Sylvie è incinta, e io sono terrorizzato. Vecchio ridicolo. Padre, di nuovo, a 47 anni. In questo mondo, poi. Lei è così contenta e si fida così tanto di me. Dice che è stato Dio a mandarci questo bambino. Come se niente potesse andare storto. A Randall era stata data una nuova possibilità di proteggere ciò a cui teneva. Non era riuscito a farlo con Charlotte e Alex, perché quel giorno era assente. Non era riuscito a farlo con i messicani, perché venne colto alla sprovvista. Ma questa volta lui c'era. Questa volta aveva tempo per prepararsi. Questa volta Randall avrebbe fatto tutto il possibile per proteggere Sylvie e il bambino. Per 9 mesi studiò e si preparò per far nascere suo figlio. E nel marzo del 2101 Randall era pronto. Ma anche questa volta qualcosa andò storto. Il bambino era podalico. Sarebbe stato un maschio. Michael. Ho fatto del mio meglio per girarlo. Ho fallito. Era necessario un cesareo, ma era troppo tardi. Ho dovuto anestetizzare Sylvie e non si è più svegliata. Li ho sepolti a sud delle gole. Beh, questa volta ero al loro fianco. Meglio così. Penso che finalmente potrei farlo. Farmi saltare queste cazzo di cervella e spargerle per questa merda di caverna. Randall aveva di nuovo perso tutto, ma di nuovo non andò fino in fondo. E non si uccise. Continuò a vagare nella valle per anni senza uno scopo. Passava ogni 5 di febbraio, il giorno del suo compleanno, a ripensare ai suoi fallimenti. Si ubriacava ogni anno, sperando che con la mente offuscata dall'alcol avrebbe finalmente trovato il coraggio di togliersi la vita. Ma non lo fece mai. Il 25 aprile del 2123, un altro gruppo arrivò a Zion. Questa volta erano 24 e il più grande aveva 14 anni. Si stabilirono nelle gole dove 30 anni prima si erano stanziati i messicani e ascoltando le loro storie scoprì che erano scappati da un luogo che chiamavano la scuola, guidata dal cosiddetto direttore. Per far stare buoni più piccoli gli veniva detto che se non la smettevano il direttore sarebbe tornato e li avrebbe portati via. L'ormai 70enne Randall Clark trovò in quel gruppo di bambini un nuovo tesoro da proteggere. Gli lasciò dei regali, accompagnati da delle note. Iniziò donandogli libri di narrativa, poi passò a cose più pratiche, come manuali sulle armi e testi di medicina. Nelle note gli diceva di leggere quei libri, gli diceva che avrebbe lasciato loro Zion come ricompensa per tutto il dolore che hanno dovuto sopportare nella loro vita. Gli diceva di non ferirsi a vicenda, ma di reagire contro chiunque sarebbe arrivato per far loro del male. Firmava ogni nota, come il padre. Randall sapeva che il suo tempo era limitato. Stava morendo, probabilmente per un cancro ai polmoni. Ogni volta che tossiva, perdeva sangue. Decise che non voleva festeggiare un nuovo compleanno. E il 23 gennaio 2124 si incamminò su una collina per ammirare per l'ultima volta le stelle nel cielo di Zion. Ho dato via la maggior parte di quello che possiedo. Troveranno il resto nelle caverne, quando cresceranno. Non voglio che mi trovino. Il padre è un vecchio decrepito? Sarebbe una delusione. Fa abbastanza freddo. Non reggerò a lungo sulla collina lassù, vicino al cancello rosso. Penso che mi sia rimasto abbastanza fiato per farlo. Dovrò solo stendermi e guardare il cielo. Mi sembra perfetto. Spero che se la caveranno. Spero che non gli venga fatto del male. Da nessuno. Ho fatto del mio meglio per prepararli con le ultime note. Ho detto qualcosa di carino a ognuno di loro, cosa li rende speciali. Gli ho detto che il padre era contento della loro natura benevola e che da questo momento avrebbero dovuto pensare da soli a cavarsela. Che sarei rimasto in silenzio, ma avrei continuato a osservarli e a preoccuparmi per loro. Ho mentito, certo. Ti ho mentito, Char. E anche ad Alex. E a Sylvie. Vi ho detto che sarei rimasto con voi per sempre. Ma non tornerò indietro. E non mi rimangerò quello che ho detto.
per una volta, se posso. Qual era lo scopo di tutto questo? Tutti questi fallimenti? Ma non ho mai dimenticato il tuo viso, o quello del nostro piccolo, o quello di Silvi. Dicevano che succede dopo un po' di tempo, ma per me non è stato così. Forse l'unico motivo per cui ho vissuto così a lungo è stato per conservare nella mia memoria quelle immagini il più possibile. È stata l'unica vita che vi ho potuto dare. Non è trascorso un solo giorno senza che l'abbia fatto. Non è stata una scelta. Ho scelto più volte di morire, solo che non è mai successo. Il corpo è dotato di una propria energia. Bene, i piccolini ne avranno bisogno. La specie ne avrà bisogno, se deve continuare quella folle corsa. Gli auguro ogni bene. Per me è stato un dono, dopo tutto, contemplare l'innocenza. Addio, Zion. La storia di Randall Clark divenne col tempo mito, leggenda e infine religione. Dal gruppo di bambini nacque poi la tribù dei Tormenti, che per centinaia di anni non hanno mai dimenticato gli insegnamenti del padre nelle caverne. Non hai sentito parlare del dio dei Neocanaaniti? È il nostro protettore e giudice. Ha aiutato i nostri antenati a trovare rifugio qui a Zion. Ci ha fatto molti doni. Ma non dobbiamo cercarlo. Ci è proibito entrare nelle sue caverne. Chi le esplora non fa ritorno. La sua sacra sposa e il suo santo figlio giunsero sulla terra per salvarla. Presero dimora nelle caverne delle montagne, esistenti ancora oggi. La gente peccò contro di lui e venne punita con la fine che giunse col fuoco e con la perdita della lingua sacra. Solo i Neocanaaniti si salvarono.